per dirvi che è da poco terminato l'intervento chirurgico di occlusione dell'aneurisma cerebrale che aveva provocato l'emorragia subaracnoidea. L'intervento, durato circa 3 ore, è stato effettuato dal dottor Ermanno Giombelli e dalla sua equipe e si è concluso positivamente intorno alle ore 22 di oggi. Le condizioni del paziente sono stabili e la prognosi al momento rimane riservata. Seguirà un prossimo bollettino medico nella tarda mattinata di domani.